Signore e signori, che il sipario si apra! Si apre così con i ballerini, il corpo di ballo di Ilpea Dance Studio e l'applauso ovviamente già partito. Grazie ragazzi, complimenti alla grande. Partiamo così con grande entusiasmo in questa seconda puntata di Amica Talent Show, di questa terza edizione, ma non posso essere assolutamente da solo, lo so che lo sapete già, ma ovviamente l'applauso più grosso per lei, la nostra regina Rossella Di Pierro. Vieni Rossella! Buonasera a tutti, grazie. Ciao, mille Rossella, Thomas. Benvenuta, benvenuta, grazie. benvenuta, fantastico. Partiamo subito col botto, vai! Esatto, passiamo subito alla presentazione della nostra giuria, direttamente dai Mondiali di Magia. Lui ci accompagnerà per tutte e 12 le puntate con l'arduo ruolo di presidente di giuria. Lui è Walter Maffei. Grazie, ciao a tutti, ciao, benvenuti. Ciao Walter. Ciao Rossella. Lui è DJ producer, speaker di RTO, l'altra radio. Anche lui ci accompagnerà per tutte e 12 le puntate di Amica Talent Show. Lui è DJ Palico. Buonasera a tutti, ciao Tommy, ciao Ross. Ciao, ciao ragazzi. E non mancano gli ospiti d'eccezione, con noi una parte della storia della televisione italiana, e con noi Enrico Beruschi! Esagerato, esagerato, esagerato. Non abbiamo esagerato e continuiamo con altri ospiti con noi. Lui è vice campione italiano di magia e c'è un motivo per il quale è qui con noi, lui è Ale Bellotto. Ciao Thomas, ciao Rossella. Ciao Ale. Grazie. Attenzione al prossimo giurato, arriva da un altro programma televisivo, ne parleremo sicuramente tra poco. Intanto lo presentiamo con un grosso applauso a Omar Ruggero. Oh, ben trovati a tutti, buona serata. E ovviamente l'applauso più grosso a voi che siete qui con noi dall'Arlecchino. Detto questo, noi procediamo, è il momento di iniziare ufficialmente, quantomeno con il primo dei concorrenti di questa seconda puntata, che tra l'altro, allora, è chiaro che è cosa saputa, registriamo dalla provincia di Varese. Di Varese. E lui da dove arriva? Lui arriva da un po' lontanino, diciamo. Arriva alla regione Lazio, ti do un po' di dettagli. Ha fatto un po' di strada, direi. Esatto. E arriva giusto dalla capitale dell'Italia, da Roma. E allora, e facciamo la serie sul palco, lui è Alessio Mengarelli. Grazie Varese. Ti ho vista da lontano e in un attimo ho capito che con te dovevo provarci subito. Però non lo so, forse sarà che ho sofferto troppo in passato. Porto con me ferite che non ho curato, però penso che mi avvicino verso di te, ti guardo fisso negli occhi e capisco che in passato hai sofferto anche te, ma stasera voglio soltanto perdermi nel tuo sguardo, provarci fino in fondo e ricominciare da capo. Ricominciare da capo. Ricominciare da capo. Ricominciare da capo. Mi dici Ale, non mi conoscerai mai. Sarà però che mi perdo in tutto quel che fai. Lo sai. Ciao, grazie di essere qua, di aver partecipato, complimenti, si vede che ti piace, che ci credi ed è bello che tu abbia un progetto, cioè quello di portare il reggaeton italiano in Italia, di fare quindi un progetto, mi ricorda quel progetto di Spaghetti Funk, è vero, era un progetto di portare l'hip hop italiano, quindi
chapeau per quello che stai facendo, non ti giudico tecnicamente, mi sono divertito, mi piace vedere chi ha qualcosa da dire, chi lo fa con l'arte, quindi tutti i miei complimenti, grazie ancora, grazie. I Fuseric. Cosa vuol così. Dire? I Fuseric. Vabbè, adesso glielo chiediamo a loro. Li chiamiamo sul palco. La vita è un arcobaleno dopo la tempesta. La vita è combattere per tutto ciò che resta. Che senso ha la mia vita? Che senso ha costruire qualcosa se alla fine non la riesci a condividere? Ho perso la forza di andare avanti e di coltivare le mie passioni. Ho perso l'interesse nel mio futuro. È come se non bastasse. Ogni volta che cado, diventa sempre più difficile ricominciare. Non provo più sentimenti, solo questo freddo che mi congela e che riesce a distruggere i sorrisi delle persone che incontro, come se le infettassi. E sono stanco di vivere in questo modo. Vorrei soltanto liberarmi da questo peso. Lascia che ti dica una cosa. Sai quanto è bella la vita? Vivere è fantastico. Che bello iniziare la tua giornata sapendo di dare a te stesso tutte le forze possibili. Porti i obiettivi, rincorrere i tuoi sogni, migliorare in tutto ciò che vuoi fare, perché tu, sì, solamente tu lo potrai fare. Sai, non sei molto diverso da me. Devi credere nell'amicizia, perché gli amici ci saranno sempre, nel bene e nel male, tra i pianti e le risate. Esatto. E l'amore. Quanto è bello amare. Pensa solo a sentirti vivo, sentire le farfalle nello stomaco, il cuore che ti batte a mille quando pensi a quella persona speciale, diversa da tutti. Bello, ma l'avete fatto voi il testo? Sì, l'abbiamo scritto noi, ci abbiamo messo 2 settimane e niente, ma l'abbiamo modificato. Così veramente finite male, diventate scrittori. Diventate drammaturghi, diventate delle cose, delle bestie, insomma, praticamente di quelle che si usano adesso. Per cui continuate. Grazie, grazie. Però se continuano così, vanno a finire in teatro. Come la va, Rossella, lì su quel bel divano a forma di cuore? Thomas, fantastico, esatto. Io non vedevo l'ora di tornare su questo fantastico divano rosso, ma soprattutto di tornare in una delle grandissime novità di quest'anno, la nostra social room. Ciao Thalia, come stai? Ciao Rossella, ciao a tutto il Teatro dell'Arlecchino. Io sto molto bene, sono contentissima di essere qua anche questa sera e tenervi compagnia con la diretta su Facebook e tante stories su Instagram. E che dire? Ma senti, ricordiamo al nostro pubblico, ai nostri telespettatori, come poter interagire appunto con questa puntata di Amica Molto Social. Allora, innanzitutto seguite la nostra diretta su Facebook e commentate, dite la vostra, diteci se volete salutare qualche concorrente in particolare e noi ricondivideremo tutto in puntata. Dopodiché condividete le storie su Instagram taggando la nostra pagina Amica Talent Show con la... Amica con la K, ricordiamolo. Io mi chiamo Matteo Mignemi, vengo da Mannate. Scrivo canzoni... Mannate in provincia di Varese, per chi non lo sapesse. Da 4 anni e canto della mia vita, di quello che ho passato, che ho visto e delle cose che ho provato sulla mia pelle. Sì, me lo ripeto ogni giorno, ho fatto una guerra senza ritorno. È prevedibile, né, come pochissima gente ce l'abbia fatta come me. Una persona sola a fianco a me non ce l'ha fatta, sapete pure voi perché. Lui ha lottato con tutte le sue armi, ma il cattivo gli ha inflitto troppi danni. E lui era un grande lottatore, perché ha preso da me il suo fratellone. Quante volte avrei voluto rincontrarti, anche per solo un minuto riabbracciarti. E quello che so, e quello che sai, è che dovunque sei non ci lasceremo mai. Sei stato forte, imprevedibile, ma lui ha toccato un punto forte e prevedibile. Ascolta me, fratellino mio, non sei mai solo ma sei con Dio. Prima o poi verrò anch'io, perché la fine della vita tocca a tutti.
ti ricordo dentro la mia testa, e dentro il mio cuore è mare in tempesta, fratello mio. Intensamente emozionante, e complimenti, perché comunque ci hai toccato veramente tanto. Grazie. Enrico, prego. È strano, eh? È strano. Io che in genere non apprezzo e faccio discussioni con i giovani su il rap, sul parlare, sulle cose, invece mi sono accorto che mentre gli altri muoiono le mani, eccetera, io non lo faccio mai, quindi l'ho fatto una volta con Bruce Springsteen. Ma vabbè, dettagli. Ma mi sono accorto che muovevo... che battevo i piedi a tempo, e quindi bene. Lui si è meritato questo posto in giuria innanzitutto perché stiamo parlando del vice campione italiano di magia. Palco per Ale Bellotto! Power DJ alla console, eccolo qua, Omar. Allora, prima di tutto mi paro il culo, si può dire. L'hai detto. Mi paro dicendo, cioè, ho un collega DJ nella giuria e quindi tutto ciò che dirò dopo questa, dopo questo punto va preso con le pinze, nel senso che probabilmente se mi bevessi altri 4 White Russian probabilmente sarei stato... Potevo essere lì in mezzo, avrei potuto essere lì in mezzo a ballare insieme agli altri, insomma. Volevo solo fare due domande al ragazzo, ad Andrea. Tu hai detto che hai una pagina Facebook, giusto? Sì. Perfetto, dove sei? Power DJ? Andrea Power DJ. Andrea Power DJ, perfetto. Cosa usi eventualmente per produrre? È una mia curiosità. Ableton. Ableton, sì. Perfetto. Ok, no, sono pratico e quindi mi piace molto come programma. Mi piacerebbe però sentire qualcosa effettivamente di tuo, cioè nel senso... lo stavo mettendo proprio alla fine. Alla fine stavo mettendo qualcosa. Che miseria. Porca miseria. Thank you.
esteri, hai capito, hai capito. Mamma mia. Ha iniziato in sordina. Vabbè, va bene, va bene. Allora, sono curioso. Allora, se per chi non l'avesse capito da casa, il teatro è in delirio, ho visto tutti in piedi e quindi complimenti. Allora, ti lascio un attimo il microfono, ma semplicemente perché siamo curiosi di ascoltare che cosa ha da dirci la nostra giuria. Bravissimo, ho apprezzato le mani che fanno una cosa, i piedi che fanno un'altra. Mi sono alzato dal posto, sono andato qua fuori, c'è il suo banco, ho comprato già le sue scarpe. Sì. Fantastico. Le metto, bravissimo. Fantastico. Veramente. Grazie. Con il burlesque Valentina Reganelli. Vai. Torna tra noi perché ci tengo a salutarla prima di iniziare. Eccoti qua. Ciao Valentina, eccoti, grazie. Valentina. Ciao Valentina. Complimenti. Ciao. Valentina, allora intanto io tutto ciò che viene rappresentato, che sia danza, teatro danza, musica, che riguardi la follia, io adoro, adoro. Grazie. Tutto ciò che è la rappresentazione della follia con la pittura, con la scultura, anche con il burlesque, con la danza. C'era un po' di opera rock, un po' di Grand Guignol, questo dettaglio della lente, ecco. È una citazione proprio o è una cosa, un tuo vezzo proprio? Esatto. Ok, 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 va bene. Fantastico. Grazie, sei maledettamente strepitosa. Allora. Saremo ad Angera con Amica Talent Live il 9 di giugno. Domenica. Perfetto, perfetto. Quindi questo è un segnale di se volete chiamare, chiamate in fretta perché le date stanno andando via un po' come il pane. Meglio così. Ho già messo l'asta perché arriva Melissa Magnatta. Vieni Melissa, eccola. Ciao Melissa. Benvenuta. Con un grande pubblico che è perfetto. Melissa, chi sei? Raccontaci brevemente chi sei, come mai canti, che cosa ci canti? Mi chiamo Melissa Magnatta, ho 20 anni, vengo da Verbania, canto... Dove trasmette RTO? È vero! Ah, perfetto. Tra l'altro. Canto Dancing di Elisa. Scusami, stavo Dancing guardando... Di Elisa. Ah, ok, Elisa. Va bene, sì. Direi che ti ascoltiamo e poi argomentiamo. Vai, Melissa Magnatta, vai! Magnatta, eccoci qua, fantastico, grazie Melissa. Parola immediatamente alla nostra giuria.
anche perché siamo addirittura d'arrivo per questa seconda puntata della terza edizione di Amica Talent Show. Dato che quasi tutti gli insegnanti, bisogna parlare male anche degli insegnanti, insegno così, c'è il pubblico che appena uno va su applaude, sì. Guarda anche per gli uomini, sì, sì. Certo. E questo fa incazzare, purtroppo una brutta abitudine che succede, perfino alla Scala ho sentito che certe volte parte l'applauso prima dell'ultima nota, che è una roba da vergognarsi, ma ecco che uno deve sapere bene, deve sentire, deve capire, invece tutti portano sulle note e uno, oh, che bravo, allora anch'io potrei cantare la Calunni, è un 26, e facevo così e mi... Ho il sospetto che tu possa cantare bene. Amica Talent Show. Il matrimonio è il giorno più importante della vostra vita. E proprio per questo siamo attenti a tutti i dettagli, dalla A alla Z. Il nostro obiettivo? Trasformare ogni vostro sogno in realtà. Vi staremo al fianco nella scelta di location, catering, spettacolo, insomma, tutti quei dettagli che possono fare la differenza. W Team Production. Lasciatevi coccolare dai professionisti. Se si parla di solidarietà, sicuramente dobbiamo parlare anche del mondo Lions, realtà che da tantissimi anni raggruppa professionisti che scendono in campo per sostenere diverse cause sociali e benefiche, come il morbillo, il diabete e la cecità. Non restare indifferente, informati sugli eventi e le attività del mondo lionistico. E Rossella, stavo giusto pensando dove andare in vacanza. Thomas, io invece ho già deciso, andrò al villaggio Sole Verde, un'oasi di benessere e divertimento. E non solo Rossella, piscine, idromassaggio, attività sportive e il tutto in piena sicurezza. Richiedi tutte le informazioni senza impegno per la tua prossima vacanza. Eleganza e cura dei dettagli, è questo il cuore pulsante che da oltre 25 anni fa vivere la Incontri Production. Si dice che la pubblicità sia l'anima del commercio, noi lo sappiamo bene e per questo valorizziamo i nostri clienti, piccole, medie o grandi aziende che siano, cucendogli un abito su misura. Con la nostra professionalità studiamo le esigenze dei nostri clienti ed individuiamo il giusto canale di comunicazione tra il mondo social, radio, televisione o carta stampata. Altro fiore all'occhiello è l'organizzazione di eventi privati ed aziendali con ogni genere di contenuti, musica, cabaret, personaggi, insomma tutto ciò che riguarda il mondo dello show e dell'intrattenimento. Essendo anche produzione televisiva abbiamo la possibilità di realizzare video privati o aziendali. Non affidarti al caso, affidati a dei professionisti. Incontri Production. Vieni Thomas. Grazie Walter. Davvero, grazie, questo davvero. È il numero, la prima volta l'ho provato qui su questo palcoscenico. L'idea fantastico. Di non usare le carte ma delle cartine per fare magia un po' più contemporanea, vedi? Va bene. Grazie Walter, grazie anche per la tua passione che ci metti e la tua professionalità nell'essere presidente di giuria e grazie ovviamente per queste pillole. Di magia e illusione che ci regali. Senti, c'è Ian Tiersen in sottofondo, mi emoziono. Bene. È una magia. Allora, grazie ancora, noi procediamo. Io dico sempre Walter, certo. Se in una puntata ci sono sette bravissimi italiani
talenti non possono passare tutti e sette. Chiaro. Perché ne passano tre da regolamento, quindi gli altri potrebbe essere che vengono. Poi tutti i punteggi sono qua, verificabili, come ho detto all'inizio, dall'1 al 10. Io ho sommato rapidamente le votazioni dei giurati, che neanche loro sanno esattamente il risultato, però è tutto qua da controllare. Va bene, grazie mille. Bene. Prego, allora hai tu? Thomas, io come qui vuoi? Sia il verdetto che gli attestati. Benissimo. Chiedo il tuo aiuto perché ho le mani abbastanza impegnate, quindi allora, ovviamente in ordine sparso, cosa abbiamo detto? Consegniamo gli attestati a chi non è momentaneamente passato alle semifinali. Allora, ripeto a caso, Melissa Magnatta, grazie. Bravissima a te, Melissa. Grazie a te, ricordami, non lo ripetiamo più, quindi momentaneamente non sei passata, ok? Grazie mille. I Fuseric, eccoli. Fuseric, scusami, Fuseric, bravi ragazzi. Poi Alessio Mengarelli, vieni Alessio. Grazie a voi. Bravissimo. E Andrea Miola, Power DJ se non sbaglio, vieni, vieni qua avanti. Vieni. E allora, complimenti, allora chiederei un passo avanti per, se la matematica non è un'opinione, a Michael Prosperi, vieni grazie, Michael, che passa in semifinale. Complimenti. A Matteo Mignelli, che passa in semifinale, e Valentina Riganelli, che passano in semifinale. Ragazzi, i nostri semifinalisti. Complimenti a tutti. Complimenti a tutti. Complimenti, complimenti davvero. Ribadisco, non, gli altri non sono momentaneamente passati. Grazie davvero, complimenti. Grazie, in bocca ragazzi al lupo, perché dovete ritornare alla una delle tre puntate di semifinale. Complimenti, grazie mille, grazie Verona, grazie davvero. Bravissimi tutti, bravi ragazzi. Rossella Di Piero, seguiteci, perché no? Che non sì. Enrico, tu ci stai seguendo? No, vabbè, ok. Con l'hashtag. Attenzione, perché c'è una sorpresa. Ma nel frattempo devo ringraziare Omar Ruggero. Grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie, grazie, grazie a Enrico Beruschi. Grazie davvero, grazie di cuore, Enrico. Grazie. Grazie. È sempre un onore, un piacere averti qui con noi, davvero. Sono un buon apprendista, un giorno all'altro mi presento. Grazie mille, davvero. Enrico, grazie, è davvero un onore, non sto scherzando. DJ Panico. Grazie a voi, ciao, ciao, buonanotte a tutti. E il nostro presidente di giuria, Walter Maffei. Ci rivediamo giovedì per altre emozioni. Bravo. Signori, ci vediamo alla terza puntata di Amica Talent Show, ok? Esatto. Quindi alla prossima settimana, grazie a chi ci ha seguito qui live, fatevi un applauso, grazie davvero, grazie all'Arlecchino, grazie ai nostri giudici, ai nostri partner e ovviamente a voi che ci seguite anche da casa, ovunque voi siate. È il momento di dire grazie a Rossella Di Piero. E grazie a Thomas Incontri. Grazie a voi. Mua. Grazie, signore e signori. Sigla Amica Talent Show. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.